Federica Sciarelli è da sempre una delle giornaliste italiane più apprezzate e, prima del suo ritorno con Chi l'ha visto su Rai 3, ha parlato per la prima volta di Fabio Fazio. Ha anche espresso una sua opinione in merito il suo ultimo addio alla Rai. Federica Sciarelli resta al timone di Chi l'ha visto, programma seguitissimo su Rai 3. In alcune recenti dichiarazioni, la famosa giornalista e conduttrice ha spiegato di aver deciso di restare fermamente al suo posto, nel noto programma, dopo aver avuto qualche dubbio. Fortunatamente questi sono stati superati già un anno fa. Ma perché aveva deciso quasi di lasciare? Ha spiegato senza mezzi termini che lei si sente come una sorta di spugna, che assorbe tutto, sia cose positive che negative. Non solo, ha anche chiarito che quando si parla di dolori non è mai facile non farsi coinvolgere. Il bello del suo programma, però, è che ci si sente utile. Per questo ha scelto comunque di continuare nonostante tutto. Infine, ha anche chiarito che se avesse lasciato aveva chiesto di occuparsi di libri e politica. Non solo, c'è anche un retroscena mai raccontato finora. Prima di scegliere se continuare o meno, ha chiamato una donna molto speciale, Filomena, la mamma di Elisa e Gildo Claps, ragazza scomparsa nel 1993. Non bisogna mai dimenticare che Chi l'ha visto non è un programma come tutti gli altri, è diventato, col tempo, un importante punto di riferimento sociale per persone scomparse. Naturalmente, si tratta anche di un appuntamento ormai fisso per milioni di italiani. Federica Sciarelli su Fabio Fazio. Cosa penso davvero del suo addio alla Rai? In alcune recenti dichiarazioni, oltre che parlare del suo programma su Rai 3 e del fatto che ha scelto di restare, ha anche chiarito alcune posizioni in generale in merito alla Rai e al suo ruolo da giornalista. Innanzitutto ha tenuto a ribadire che sulla famosissima rete nazionale non si è mai sentita assediata, chiarendo che su di lei è veramente molto difficile fare delle pressioni. Qualcuno l'ha attaccata, ma altri l'hanno anche elogiata, sia nel mondo politico che in quello televisivo. Ha chiarito però a gran voce che i giornalisti devono essere liberi e totalmente realisti. Per questo lei ha sempre scelto la strada della verità e se qualcuno interveniva nelle sue faccende ha sempre risposto che non faceva altro che il suo lavoro. Poi, ecco che ha parlato per la prima volta di Fabio Fazio e del suo addio alla Rai dopo circa 40 anni di lavoro. Ha spiegato che C0 è stata una trattativa e che a lui non è stato rifatto il vecchio contratto CDA. Infine, ha usato delle parole che sono apparse tanto sincere, specificando che si sente molto dispiaciuta per il fatto che sia andato via e che ora sia passato a Discovery, sul 9 nello specifico. Infine, ha anche spiegato di aver parlato con Corsini, con il quale ha un rapporto molto civile. Gli ha detto senza mezzi termini che non è possibile che l'approfondimento giornalistico sia nelle mani di una sola persona. Per questo c'è necessità di variare.